Guarda, guarda che l'ammazza. Sei proprio un figlio di un fetente. Fetente. Arc fetente. Pezzo di cane lurido. Fetente, 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 fetente. Ti odio, fetente. Un colpo gli mancava, un colpo. Nulla rimane vivo qua. Bella raga, sono Izio Letterino. Bentornati su Ark Survival Evolved The Center. Siamo qui con una sorpresona che credo abbiate visto alle mie spalle. Allora, da dove partiamo? Partiamo dall'inizio. Ho raggiunto il livello 42. Come hai fatto? Come ho fatto? Ho fatto qualcosa tipo 3 episodi che sono andati male. Sono andati male perché il primo il computer ha deciso di crashare e non me l'ha registrato. E gli altri due sono morto talmente tante di quelle volte che mi sono vergognato come un ladro di farvi vedere quello che è successo. Di conseguenza sono salito parecchio di livello. Ho craftato mia balestra, mio arco, ho costruito cannocchiale trovando dei cristalli là dietro, ho addomesticato, adesso vi faccio vedere anche questo, ho addomesticato 3 dilofosauri, tra cui uno Jurassic Park, che poi vi farò vedere, ho addomesticato un parasauro, anzi il parasauro l'avevate già visto, ho addomesticato il parasauro quello Jurassic Park, che è molto più grosso. Un pteranodonte, ho costruito le selle, insomma, mi sono dato da fare, ok? Risultato, ho costruito la zattera, il mio campetto, risultato, ho detto, bene, è ora di catturare un triceratopo, e ho detto, costruisco la gabbia. Bene, anche lì mi sono dato da fare, raccolto le mie risorse, costruita la gabbia. Non è di quelle che si aprono automaticamente, eh? Perché ho sbagliato. Comunque, attacco il triceratopo. Mi faccio inseguire dentro la gabbia per scoprire che non riuscivo a entrare. Inoltre, 2 errori ho commesso. Il primo è stato quello di attaccarlo con altri triceratopi qua intorno. È stato un miracolo che non mi ha tirato giù la base e il resto. Ma mi ha massacrato lui e il suo socio. Mi sparavano come una pallina da tennis da una parte all'altra. Il secondo errore è stato quello che mentre ero in esplorazione per raccogliere un po' di risorse, ho raccolto un uovo di triceratopo con loro intorno. Non l'avessi mai fatto. Mi hanno sterminato, mi hanno trasformato in un colabrodo. Con quei cavolo di corni mi hanno sbattacchiato da una parte all'altra. Alla fine mi sono detto, beh, per essere uno che ha giocato più di 600 ore ad Ark, non posso far vedere una cosa del genere. Ma ve l'ho raccontata, così almeno sapete quello che è successo. Come ho fatto a infilarlo qua dentro? Per puro culo. Nel senso che a un certo punto, una volta tanto, mi ha seguito dentro, mi ha ucciso, mi ha sparato fuori, però lui è rimasto incastrato a menare i pilastri. Non ho fatto altro che chiudere la porta e lui è rimasto qua dentro. Non lo farò più, nel senso che non catturerò un triceratopo con una gabbia di questo tipo. È da pazzi, è un suicidio totale, perché mi ha annientato qualsiasi forma di vita che io avessi qua intorno. Quindi non farò mai più una trappola per catturare un triceratopo, o meglio, le trappole le farò ancora, ma non catturerò un triceratopo così grosso. Tra l'altro, non so se avete fatto caso, non è il comune triceratopo, è molto più grosso, guardate i corni. E questo qua credo che sia un triceratopo di Jurassic Park, anche se non è segnato, eh. Almeno, a me sembra più grosso, non so a voi, ma a me sembra più grosso. Comunque, detto questo, bentornati su The Center. Adesso ho fatto anche la mangiatoia, però ormai non ho più nessun animale. Peccato. Ah,
c'ho anche una bella sorpresa per voi, adesso vi faccio vedere. Allora, nella mappa, non so se fate caso, all'interno di questo isolotto c'è un'insenatura, ok? Non so se c'è ancora, intanto sta tramontando il sole, mettiamo il gamma. Aspettate, prima di rischiare di perdere la vita in malo modo. Non so se ce la faccio. Ce l'ho ancora di narcobacche? No, qui? No, dove sono le narcobacche? Le ho già usate tutte? Non mi dire. Eh sì. Va bene. Allora, quante frecce abbiamo? Ah sì sì, le ho costruite. Ok, abbiamo 202 frecce. Aspettavo giusto voi. Non è vero. Mi sono massacrato di Overwatch, raga. È mezzanotte e mezza. E martedì. Quindi già mercoledì. Mi sono massacrato di Overwatch, che sta diventando una droga e devo smetterla. O disinstallo il gioco o non lo so. Allora, non ci sono triceratopi in zona. Tra l'altro, per farli fuori ho livellato di brutto. Quindi io direi di usare l'arco e freccia per non farlo fuori, perché fa meno danno, e cominciare a lavorarcelo. Ok, Bonino. Bonino. In giro c'è qualcuno? No, perfetto. E qua un attimo, eh. Allora, mi domando se l'effetto del torpore, voi che siete esperti, l'effetto del torpore aumenta se io tiro una freccia al massimo della forza, oppure se gli faccio un colpettino tac, così il torpore rimane uguale. Questo me lo direte voi nei commenti sotto. Aspetto interessatissimo e curiosissimo questa cosa, perché sennò Madonna, continuo a sentire, ho l'incubo di venire aggredito alle spalle. Comunque ci vorrà parecchio tempo, quindi se per caso improvvisamente vedete un bel taglione non sto affatto citando, semplicemente sto aspettando che questo disgraziato svenga. Mi sa che non si può tamare. Questo coso sta per tirare le cuoia. Niente. Perfetto. Tutto sto casino e questo non si può tornare. Niente, vi faccio vedere l'altra sorpresa. E poi posso andarmene a dormire contento. Mi ho sprecato tutto. Oh signore, ultimamente non me ne va bene una. Va bene. Ah, ecco quello che volevo dirvi. Questo qua invece è il tavolo da lavoro per poter costruire il recinto elettrificato e i famosi portoni, quelli di Jurassic Park, quelli che quando apri fa la musichetta. Adesso vi faccio vedere una cosa interessante invece. Allora, qui nell'insenatura, passo di qua perché sono sicuro di non venire attaccato da bestie schifose. Vediamo se c'è ancora. Eh? Non male, eh? Grossino. Lead six. Di livello 1. Vabbè, è femmina, è livello 1. E qua c'è anche un mosasauro. Adesso non so esattamente dov'è, ma l'ho visto da queste parti. Può essere che sia già uscito. C'era un mosasauro qua. Non lo vedo più. Sarà scappato. Avrà sentito che Izio Letelino stava arrivando.
Allora, di là invece ci sono, vediamo se riesco a farvele vedere, eccolo là. Isla Sorna Velociraptor, che penso sia di The Center, non credo che sia della mod. Maschio di Andrew Sarkus. Anche questo non so se fa parte, ma non credo che sia di Jurassic Park, perché di solito quelli di Jurassic Park ce l'hanno scritto tipo, vediamo un po', quel parasauro lì. Mi sembra bello grosso. Esatto, eccolo là. Femmina di Jurassic Park parasauro. È molto più grossa del normale. Mentre questa è normale. Le differenze sono che ovviamente non ha le abilità del parasauro, quello diciamo normale, e esteticamente è più grosso, ha il corno più sviluppato e mi sembra che corra anche più veloce, oltre a fare il suo ruggito, cosa che fa un parasauro? Guaito. Siamo il suo grido. Va bene. E sono cose interessanti, eh? Adesso a sto punto mi informerò su perché. Mi sono spaventato. Ho sentito un tremare. Mi informerò su perché il triceratopo non è tamabile. O è buggato o c'è qualcosa che non va. Ma è sull'otto di solito non avevo. Ah, scusate, metto questo qui. Ok. Quindi questo mi avete detto che probabilmente serve per creare i dinosauri col genoma. È quello più grande o è quello normale? No, mi sembra quello normale. Sei tu a livello 135? Sì. Bene. E ciao alla mamma. Che viene a casa con me. Sì. Non ribellarti, grazie. Comunque vedete che non sono rincoglioniti, non vanno in acqua. Cosa ho detto? Dio! Dio, ti prego, tagliami la lingua. Tagliamela. Tagliamela. Ce la fa? Non ce la farà mai. Oh, ve lo giuro su quello che ho di più caro, non c'è stato un dino che ho catturato finora su The Center che fosse entrato in acqua. Appena mettevi i piedi in acqua, tornavi indietro. Ovviamente l'ho detto e lui l'ha fatto. Ma io non ci sto credendo. Ma cosa sei? Come hai fatto? Oh, sei proprio un cornuto. Però ci deve addormentare. Non si addormenta. Questo piuttosto dice muoio. Tu stai lì però tranquillo. Almeno 145 non è male, dai, raga. No. Rispetto al 25 che avevo prima. Tu di che livello sei? 50, vai benissimo. Mi servi solo per raccogliere le narcobacche. Fermo, fermo, piano, così. Ok. Adesso narcotizzati subito. Dormi. 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 Adesso devi dormire. Dormi. 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 Siamo 50 cacone. Eccolo là, perfetto. Oh, ho saputo che rifanno la serie di Magnum PI. Mi ha detto mia moglie. Io la boicotterei perché Magnum PI è solo con Tom Selleck. Non esiste che la fanno con qualcun altro. È come quando hanno rifatto il film di. Anzi, il film. Perché hanno fatto il film giustamente di A-Team. Ma. Cioè, non è la stessa cosa, dai. La serie, non possono rifarmi la serie. Mi rifiuto di guardare un.
aspetta, c'era Higgins, il maggiordomo, che poi in realtà non ve lo posso dire, ve lo posso dire, tanto lo sapete tutti, no? Higgins in realtà era Robin Masters, il mega riccone per cui Magnum P.I. lavorava, o meglio veniva ospitato. Allora, tu come sei messo? Stai scendendo? Sì, un po' tutto sta scendendo. Va bene. Quanto ti manca? Metà. Va bene. E di cibo? Niente. Non sei praticamente sceso, cornuto. Becca di questi. Uno, due, tre. Sei grosso. Ah. Ho sterminato tutta la tua famiglia, lo sai? Lo sai che l'ho sterminata? E non ti sei fatto domesticare. Pezzo di... Ah, certo. Oh. Bene. Seguimi. Allora, pappati questi. Tu quella sella? Beh, sarà anche il caso. Cosa sei? Una femmina. Quindi se sei una femmina ti chiamo... Allora, visto che Patti e Bravo sono morte... Una femmina, io ti chiamerei... Allora, se io sono Lucy... cambia nome... Giuditta. O Piperita. Piperita Patti. Ok. Bene, vai. Allora, tu sei quello normale, vedete? L'altro invece fa il suo verso, quello del film. Ed è molto più grosso. Adesso se ne vedo uno ve lo... È lui? No, no, non è lui. Mi sembra piccolino quello. Comunque a sto punto mi sta venendo il dubbio che gli animali di Jurassic Park della mod ce l'hanno scritto sopra. Quindi se non c'è scritto, alcuni di quegli animali lì probabilmente non li conosco io, sono specifici di The Center. D'altronde sapete che la mia vasta cultura di di Ark. Mi fa sapere tante cose. Mia cultura mi fa sapere, è proprio un italiano del Kaiser. Mi permette di conoscere... Vabbè, è proprio notte, notte qua. Si ciarla. Allora, vogliamo ricordarci qual è la mossa qua? La C? Non è la C. Ah, perché c'ho la shift. È la C. Sì, ok. E dopo 2 minuti la possiamo rifare. Questa qua ci permette di... stordire un animale. Non so per quanto, non mi ricordo più. Comunque, tutte queste caratteristiche sono descritte in un link che ho fatto con le novità dell'ultima patch che hanno messo. Quella dove appunto c'erano le modifiche del parasauro, c'erano le modifiche allo spino, c'erano le modifiche al triceratopo. Rompi balle, eccola, eccola. Mollami. Mollami. Questo è un bel volo. Cristoforo. Aspetta. Aspetta, aspetta. Sei. Ci vuole un colpo. Se lo vedo, io lo tiro. No, non mi ha fregato. Eccolo là. Sta arrivando. Se riesco a prenderlo, è fatta. Aspettate. 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 Preso? No. Aspetta. Kaiser. Se n'è andato? L'ha menata abbastanza? Che l'ha fatto scappare? Forse sì. Bravo!
No. Però ci sei. Non posso dirlo, ma me lo devi proprio, guarda, grandemente e a lungo anche. Fermi tutti. Dimmi che sei ancora vivo. Sembra di sì. Via. Via. Levatevi dalle palle. Perfetto. Tu come sei messo? Vai a prendere tu. Cos'è che mi sta succedendo? Ah, perché io sono poca vita. Ok. Va bene. Ecco perché vedo rosso. L'hai fatto fuori? Ma lo vuoi far fuori? Che cavolo. No, questi no. Fammi salire. Fammi salire. Io odio. Odio Ark. Lo odio. L'odio. Mi immagino il pteranodonte. Mi immagino quelli. Mi stai shottando? Shotta. Ammazza tutto. Via. Figa se fanno male. Basta. Quanti siete? Dai che me lo fai fuori. Catroia. Un altro? Che due palle. Questo è quasi morto. Tienimi vivo questo almeno. Quello in fuga. È un modo difficile qua. Guarda che l'ammazza. Sei proprio un figlio di un fetente. Fetente. Ark fetente. Pezzo di cane. Lurido. Fetente. Ti odio, fetente. Un colpo gli mancava, un colpo. Nulla rimane vivo qua. Che livello sei tu? 85, meglio ancora. Chi è? Ah, ci voleva. Arco rotto. Corna grandi. Sette. Yeah.
Dai. Non ci voglio di correrti dietro. Ti addormenti? Ti addormenti. Bravo. Ah, che palle. Ma è fanculo. Ok. Torniamo al nostro simpaticone. Come si è messo? L'ordimento continua a salire. 62. Diciamo che tiro su sta roba e le trasferisco su di te. Così non ce l'ho lì a spasso. A proposito, perché io non ho un po' di stimbacche nell'inventario? Ok. Troppe. Così è sufficiente. Eccolo. 56, sì. Perfetto. Allora, 190. Come sei messo? Non male. Ciao, seguimi. Demose, damose. Vai, demo! Ok. A terra, demo. Potrei chiamarti te, non so. Ci devo pensare. Poi, sella, 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 qui. Dotto? Ti vuoi sellare? Qua? Voilà. Ok. Allora, Bonino qui. Tu stai lì vicino. Bello. Oh, finalmente un pacco come si deve. Sì, che un bel pacco regalo. Con un trudonte. Corri, corri con una bella freccia nel sedere. Pezzo di... Allora, raga, io direi che per oggi la posso chiudere qua. Faccio un giusto un giro esplorativo. No, prima mi svuoto un po' perché sono pieno. Allora, metti giù le risorse. Così non mi tiri la cuoia. Ok, quello è bello grosso, eh. Vediamo, dovrebbe esserci un mosasauro qua. Mi sa che hanno fatto fuori gli squali. Che sfiga. Quello cos'è? Quello è un carno, ma quello là? Un altro carno? Albertosaurus. Questi squali saranno facili da prendere qua dentro. Oh, un diplo. Potresti fare una brutta fine lì, amico mio. Bene. Raga, direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Non chiedetemi quando, non chiedetemi dove, non chiedetemi perché. Tanto ogni volta che provo a fare una programmazione va tutto in malora. Comunque in teoria dovremmo vederci stasera, perché ormai sarà mercoledì, se questo video esce mercoledì. Dovremmo vederci stasera in live sul server di Ark, assieme agli altri. Quindi, caro... Non ti ho ancora dato un nome. Ah sì, a dire il vero l'avevo dato, ma non a te. Allora, rinominiamoli. Oh, oh. Allora, abbiamo detto... Piperita Pat.
Ti, sempre che tu sia un maschio o una femmina, scusami. Femmina, perfetto. E a te ti chiamo Malakapaka, in onore del nostro caro amico Vito, a cui piacciono molti putanodonti. Non c'è erba qui per terra, cosa bruchi che non c'è erba, scusa? Non c'è erba, dove la vedi l'erba? Cosa mangi, insettini? Anche? Va bene. Raga, posizione strategica. Salutoni. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Bella, raga!